nato nel 20, è nato in un paese del Piemonte, in provincia di Novara, a Domegna, padre fornaio, però quando il padre è morto lui faceva ancora la quarta elementare e la madre si è trasferita nel suo paese di nascita dove aveva i suoi parenti, cioè a Gavirate, quindi anche Rodari si è trasferito a Gavirate. Quindi dopo questa prima infanzia passata a Romegna si trasferisce a Gavirate, finisce la scuola elementare e come si usava in quel periodo per chi voleva continuare a studiare, se non aveva mezzi sufficienti per mantenersi agli studi, la via che si percorreva era quella del seminario. E Rodari è entrato in seminario per fare la scuola media, per diventare la scuola media. Però ha resistito 2 anni e qualche mese, dopodiché si è ritirato e si è presentato all'esame di licenza media da privatista, dopodiché si è iscritto all'istituto magistrale che perché era l'unica professione che si riusciva ad acquisire in tempi abbastanza brevi, 4 anni di istituto magistrale, e anche qui Rodari ha accelerato i tempi. Ha frequentato fino a metà anno scolastico del terzo anno di magistrale, dell'istituto magistrale, e si è presentato lo stesso anno, giugno-luglio, all'esame di maturità conseguendo il diploma di maestro. Quindi lui nasce come maestro e dice, perché lui parla spesso della sua esistenza, sono molti scritti suoi autobiografici, e dice: io ho fatto il maestro di scuola, non dice maestro elementare, maestro di scuola da ragazzo. In realtà aveva 17-18 anni quando ha cominciato a fare il maestro, però il primo periodo, il primo anno subito dopo aver conseguito il diploma di istituto magistrale, ha fatto l'istitutore, cioè è stato a servizio, se così si può dire, presso una famiglia tedesca di origini ebree che si era rifugiata qui in Italia, siamo nel 37-38, questo è il periodo in cui Rodari si appassiona soprattutto alla lettura dei grandi romanzi della letteratura europea, dice in modo particolare Dostoevskij, ma legge un po' di tutto e impara un po' di tedesco. Scopre anche uno studioso tedesco, il Novalis, e si innamora un po' degli studi, degli scritti di Novalis e lo approfondisce poi nel tempo e vedremo poi le conseguenze nella grammatica della fantasia che uscirà nel 73. Gli anni scoppia la guerra, viene richiamato al servizio militare nonostante fosse stato ritenuto rivedibile, e viene mandato in un ospedale di Milano perché non aveva una costituzione fisica da grosso combattente. Comunque appena può si fa parte del movimento partigiano e nel 45 entra nelle file partigiane del partito e si iscrive al Partito Comunista quando finisce la guerra. Nonostante nel 41 avesse vinto il concorso magistrale, quindi il suo destino più o meno era indirizzato verso la carriera magistrale, l'esperienza del movimento partigiano, della lotta partigiana, lo convince a cambiare mestiere. Fa il giornalista e quindi comincia la sua carriera di giornalista, prima in un giornale locale di Varese, poi passa nel 47-48 all'Unità di Milano e resta a Milano per paio di anni, dopodiché viene chiamato a Roma per continuare a lavorare sempre all'Unità, ma gli viene affidato il compito di fondare un giornale per ragazzi.
perché all'unità di Milano gli avevano affidato il compito di scrivere filastrocche, poesie, favolette per bambini, quindi aveva poi cominciato a curare una pagina dedicata ai bambini. Perché l'unico titolo, dice lui, che io avevo rispetto ai miei colleghi è che avevo fatto il maestro di scuola e avevo il diploma magistrale, questo era il titolo che avevano incoraggiato il direttore del giornale a fare, a dargli questo incarico. E quindi comincia questa sua scrittura per bambini. Queste filastrocche piacciono, i suoi raccontini piacciono, quindi è una scrittura breve, veloce, rapida, questa di Lodari, e come dire, comincia a diventare lo scrittore per bambini. Scrittore per bambini che poi viene coltivata negli anni 50, quando escono i primi libri di Lodari, in modo particolare le prime filastrocche e il romanzo di Cipollini. Gli anni 50 sono anni in cui potremmo dire che Lodari sposa l'ideologia comunista, l'ideologia di sinistra, e se ne fa un po' il portavoce attraverso la scrittura per i bambini. Tant'è vero che i libri del decennio del 50 subito vengono tradotti nei paesi dell'Unione Sovietica e hanno un grosso successo, hanno un successo strepitoso nei paesi dell'Unione Sovietica, mentre in Italia viene boicottato al punto che il giornale, il settimanale che lui dirigeva, il Pioniere, siccome era il rivale del Vittorioso, che era l'altro giornale per i ragazzi, che aveva alle spalle la Curia, aveva alle spalle la Chiesa, la Democrazia Cristiana, tutto l'altro fronte politico, il Pioniere viene addirittura bruciato in piazza. Lodari comincia ad avvertire il peso, le catene un po' dell'ideologia, insomma gli stava molto stretto, anche perché scrivendo su un giornale organo del Partito Comunista doveva anche adeguarsi a, nonostante avesse avuto anche polemiche con Togliatti a proposito dei fumetti, più che con Togliatti, con Lindeiotti, che aveva scritto un articolo su Rinascita in cui si diceva che il fumetto era diseducativo, perché si riferiva la Iotti soprattutto alla diffusione di Walt Disney in Italia. In realtà Lodari scrive un articolo in cui dice che il fumetto non è altro che un mezzo, uno strumento di comunicazione. Il problema se è educativo o diseducativo dipende dai contenuti. Tant'è vero che lui poi si impegna negli anni successivi a scrivere fumetti. Le avventure di Pinocchio diventano, negli anni successivi, lui fa un libro su Pinocchio, con l'illustrazione di Verdini, dove presenta questa storia di Pinocchio, ma ne ha fatte tante altre. Ha fatto per esempio le storie raccontate due volte, un esempio per tutti, il pifferaio di Hamlin, che tutti conoscono, un altro che è la storia di questo pifferaio, che sta in città invasa da topi, arriva il pifferaio che riesce a liberarli suonando un piffero. Lodari, come dire, aggiorna questa storia e la in due paginette, quindi non molto veloce, e lo spettacolo è una città invasa dalle macchine. Cosa immagina Lodari? Quello di un pifferaio che arriva in questa città, comincia a suonare, tutte le macchine lo seguono e vanno nel sottosuolo della città, dove ci sono
tunnel, strade ben fatte, senza incroci, senza semafori, quindi possono camminare liberamente, il traffico scorre tranquillo e in città le persone possono passeggiare, giocare, la città a misura d'uomo. Gli anni 60 comunque sono un'altra epoca di Rodano, nel senso che alla fine degli anni del 58 lui passa dalla redazione dell'Unità al Paese Sera, quotidiano di sinistra di Roma, perché lui nel frattempo si era trasferito a Roma, ma non organo del Partito Comunista. Fino al 58-59 ha pubblicato con una casa editrice che era molto legata al Partito Comunista, anzi di espressione proprio del Partito Comunista, e negli anni 60 invece, all'inizio degli anni 60, pubblica con Einaudi, casa editrice di sinistra ma non del Partito Comunista, e questo gli dà la possibilità di essere molto più libero, di esprimere quelle idee senza, come dire, il peso di dover rendere conto all'organigramma del PC, e quindi si sente molto più libero ed è molto più rodato. La pubblicazione delle filastrocche in cielo e in terra, delle favole al telefono, aprono un periodo nuovo per la produzione di Rodari, ed è il periodo forse più felice per quel che riguarda la scrittura per la scuola dell'infanzia. E nello stesso tempo però lui non si limita alla scuola dell'infanzia, comincia a mandare i suoi messaggi all'intera popolazione, soprattutto agli adulti, attraverso i suoi scritti giornalistici. Sul Paese Sera lui apre una rubrica che si chiama Dialoghi con i genitori, soprattutto alla fine degli anni 60, perché si accorge in realtà che alle parole non corrispondono i fatti. Cioè, soprattutto nel popolo di sinistra ci sono affermazioni di principio che però nei fatti vengono smentite. E fa un esempio molto calzante, diciamo, l'operaio, l'intellettuale che fa manifestazioni di piazza per l'uguaglianza, per la liberazione della donna da alcuni compiti, eccetera, quindi in piazza fa il rivoluzionario, in casa è un grande autoritario. E lui usa un'espressione molto bella, dice: le nostre case sono piene di cattedre, laddove la cattedra è il simbolo dell'autoritarismo.